contenuti digitali di Trame del Tempo hanno di nuovo, intanto che sono stati progettati da me, che mi occupo da anni di media education applicata alla didattica digitale, ma soprattutto che li ho progettati con gli autori e le autrici del volume e realizzati, cosa che capita di rado, con il loro pieno coinvolgimento. Stiamo parlando di più di 800 contenuti digitali presenti nel sito Libro più Internet e direttamente collegati al manuale digitale, che possono essere utilizzati insieme all'offerta editoriale della La Terza, dalle lezioni di storia alla biblioteca digitale. I contenuti digitali di Trame del Tempo rispondono ad un'esigenza fondamentale della scuola di oggi: coinvolgere studentesse e studenti, avvicinarli alla storia e renderli protagonisti del loro apprendimento. Il docente può usare le video lezioni d'autore. Ogni capitolo ha un intervento video delle autrici e degli autori di Trame del Tempo, utile per introdurre la lezione, per avviare una discussione, o anche la video lezione può essere assegnata in anticipo alle studentesse e agli studenti per far scoprire il nuovo argomento. Il docente può lavorare sulle fonti didatticamente guidate, oppure può far leggere nuove fonti e la storiografia più recente e aggiornata, o ancora può concentrarsi sulla storia in scena, pillole di spettacoli teatrali o sequenze di film o di serie TV, o ancora può far vedere contributi video provenienti dal catalogo La Terza o appositamente selezionati da noi dal web. In più, i docenti possono innovare il loro modo di lavorare attraverso le flipped lesson e gli EAS, gli episodi di apprendimento situato, già strutturati e organizzati. Possono essere usati come sono, oppure modificati o integrati per poi essere condivisi nelle piattaforme di classe o di scuola. La ratio alla base di questi contenuti digitali è data dalla relazione tra il discorso didattico e disciplinare di storia e l'educazione alla cittadinanza, che ne diventa lo sfondo integratore.